Nando Mainardi. Allora, innanzitutto ringrazio il partito a livello nazionale che ha organizzato questo primo seminario, perché ritengo appunto che questa modalità rappresenti, delinei una modalità di discutere e di ricercare che è quella che ci trova. In secondo luogo ringrazio la Federazione di Bologna per aver ospitato appunto questo seminario. Io parto da un elemento che secondo me è importante, in parte è emerso anche nelle, diciamo così, nel diverso taglio delle relazioni. Noi dobbiamo distinguere tra l'analisi di come il Movimento 5 Stelle si racconta, delle sue della rappresentazione che fa di sé, perché quella rappresentazione ha costruito o ha contribuito a costruire un immaginario e per altri aspetti, se ne ci vado, è l'immaginario di Striscia la Notizia, come veniva detto, ma anche l'immaginario di Report della Gabatelli, e come dire ciò che il Movimento 5 Stelle effettivamente è. A me è capitato di leggere il libro di Biorcio e di Natale, poi ho ritrovato il medesimo approccio anche nel suo intervento. A me il libro di Biorcio sembra ad esempio molto sbilanciato sulla, come dire, sulla ricostruzione del Movimento 5 Stelle per come si racconta, come se fosse vero, come se corrispondesse alla verità. Diciamo così, spesso noi siamo altrettanto limitati perché il nostro approccio è unicamente basato a come il Movimento 5 Stelle è e non a come riesce a rappresentarsi e quindi a come riesce a costruire appunto il consenso. Peraltro nel libro di Biorcio ci sono alcuni elementi, aspetti abbastanza indicativi. Lui fa riferimento ad alcuni sondaggi, interviste fatte nei confronti del direttore Grillini, a modo di appunto sondare un questionario all'inizio del 2013, quindi qualche mese fa, e da questi emergeva che uno, l'elettorato del Movimento 5 Stelle darebbe un giudizio in prevalenza positivo nei confronti del governo Monti. Secondo me questo è un elemento per alcuni aspetti stonato rispetto poi ad alcuni al voto e via dicendo, ma per altri aspetti io penso che ci sia una sorta di perversa continuità tra governo Monti e Movimento 5 Stelle nel rigetto della politica, nell'idea della centralità della meritocrazia e via dicendo. Seconda cosa, qual è il leader per il Movimento 5 Stelle nel campo della politica, degli elettori, secondo questo, ritenuto più credibile al di fuori dei grillini? Per il 60% è Matteo Renzi. Bioccio, nel suo libro, dice, mi sembra di capire, che il Movimento 5 Stelle può dare, può esercitare un impulso positivo nel sistema politico italiano. Io penso che questo possa avvenire soltanto in un brevissimo periodo, ma nel lungo periodo contribuisca invece, diciamo così, al mantenimento delle politiche liberiste e politiche moderate. Faccio un esempio: gli 8 punti di Bersani, che Bersani ha evidentemente costruito per fare l'alleanza con il 5 Stelle, erano complessivamente tanto più avanzato rispetto al programma del centro-sinistra, come pure l'andamento, un dato molto istituzionale, dell'elezione dei presidenti della Camera e del Senato ha dato poi risultati, forse, come dire, un po' più in sintonia per alcuni aspetti con le aspettative dell'elettorato di cambiamento. Io penso però che la risposta poi sia Renzi, e cioè, come dire, che la direzione verso cui volontariamente il Movimento 5 Stelle contribuisce sia esattamente questo. Una seconda osservazione che voglio fare è questa. Io penso che noi dobbiamo ovviamente analizzare una serie di elementi, di strumenti su cui il Movimento 5 Stelle costruisce consenso, e quindi da questo punto di vista sia sbagliata ogni
diciamo, demonizzazione liquidatoria. Sono d'accordo, mi ripeto, da una pochetta prima, che però sul fatto che non sia appropriato giudicare il profilo del Movimento 5 Stelle dal programma con il quale si presenta. Perché una cosa è il programma e una cosa è il profilo politico di carattere generale. Penso però che dal nostro punto di vista ci sia un elemento di irriducibilità fra noi e il Movimento 5 Stelle. Ci sia una differenza tra il cuore del nostro progetto e il cuore del progetto del Movimento 5 Stelle, che sta grosso modo nell'elemento del conflitto capitale lavoro, della lotta di classe, del conflitto di classe. E su questo sono molto d'accordo sul fatto che il Movimento 5 Stelle è il prodotto di 30 anni di storia italiana, ovvero è prodotto di un appuntamento più complessivo e più generale di quel conflitto lì. È stata evocata la Lega Nord come forza, no? Che la Lega Nord, esattamente e diversamente come il Movimento 5 Stelle, ha prodotto l'immaginario di un conflitto. Quello della Lega Nord, che era tra Nord, Sud, Roma e il resto, e Nord, quello del Movimento 5 Stelle fra casta e appunto cittadini. Non c'è traccia appunto del conflitto capitale lavoro. E questo è un elemento veramente centrale, perché nel Movimento 5 Stelle non c'è nessun riconoscimento alla forza generatrice del conflitto capitale-lavoro. La stessa democrazia diretta a cui il Movimento 5 Stelle si richiama è una democrazia diretta che non è prodotta da quel conflitto e non sono appunto la stessa cosa. Ultimissima cosa, cosa prendere del Movimento 5 Stelle? Io penso che ci siano alcuni elementi e alcuni aspetti. Forse contrariamente o un po' diversamente da quanto diceva Ugo, io penso che un'esperienza, per quanto terminata sul nascere, abortita dolcemente, per gli errori della prima linea dei professori, come cambiare su un po', sia stata però un tentativo, giocato, ribadisco male, di provare a confrontarsi con alcuni temi che non sono soltanto quelli di Grillo, ma sono quelli che pongono normalmente i direttori, anche i ciclisti che sono ancora legati. Cioè, la domanda di una democrazia diretta in cui tu sei chiamato appunto a scegliere e a decidere. La logica dei comitati centrali non funziona più. Come pure il tentativo di costruire un profilo caratterizzato da nettezza e radicalità su 4 o 5 questioni carattere forte e l'elemento appunto della rete. Per noi significa provare anche alla costruzione della rete dei conflitti e di dicendo. Io penso che noi dovremmo ragionare anche rispetto a ciò che dobbiamo fare sul piano politico, ovvero la costruzione della sinistra alternativa in maniera plurale, a investire su questi 3-4 elementi. Centralità ovviamente del conflitto capitale lavoro, democrazia diretta di democrazia, dentro cui stiamo, ma consapevoli che non sono le nostre gerarchie che risolvono, ma ci deve essere un confronto orizzontale, e appunto il tentativo della costruzione della rete.